I salmi e la spiritualità cristiana. Una riflessione di Suor Maria Ignazia Angelini. Guardate a Dio e sarete illuminati, non saranno confusi i vostri volti. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Trova gusto nel Signore, egli compirà i desideri del tuo cuore. A questo ci persuade il Salterio e ci educa, a gustare la vita gustando in ogni suo frammento il Dio di Gesù Cristo. Vivere di Dio è come essere liberi dall'inautentico sentire e pensare, fatto di miraggi, illusioni, volontà di possesso. Anche questo tipo di liberazione è frutto del Salterio. Davide ha ricevuto dallo Spirito di Dio vivente l'ispirazione di cantare i salmi per liberare il vecchio Saul dall'agguato degli spiriti maligni. Questa originaria valenza liberatoria è stata come riscoperta e fortemente assimilata dagli antichi monaci, i quali arrivarono anzi a compilare delle raccolte di versetti dei salmi, antirreticos si chiamava, come è stato lo scritto analogo di Evagrio Pontico, da mormorare, versetti salmici da mormorare nell'ora della tentazione, da scagliare contro l'aggressione dello spirito di malvagità. Come per Agostino i salmi sono scuole di bellezza, per gli antichi monaci, Evagrio, Cassiano, Benedetto, sono scuola contro la deformità introdotta nel cuore dell'uomo dai pensieri cattivi. Il salmo, dice Basilio, mette in fuga i demoni. E in un bellissimo passo Giovanni Cassiano scrive: vi propongo questo modello di preghiera che voi andate cercando. Il monaco che vuole arrivare ad intrattenere il pensiero continuo di Dio deve abituarsi a meditare incessantemente questa regola e ad allontanare per quella ogni altro pensiero, perché non potrà conservarla se non si sarà liberato completamente dalle preoccupazioni mondane. È un segreto rivelato dai padri. Per tenervi sempre nel pensiero di Dio ed espellere i pensieri del male, dovete proporvi continuamente questo versetto del Salmo: «O Dio, volgiti il mio aiuto. Signore, affrettati a soccorrermi». Questo versetto è per tutti coloro che sono tormentati dagli assalti del maligno un muro inespugnabile, una corazza impenetrabile, uno scudo saldissimo. Nell'angoscia, nel dubbio, nella tristezza, in ogni altra tribolazione non permette che disperiamo della salvezza, perché ci mostra in colui che invochiamo qualcuno che vede il nostro combattimento, che non è mai lontano da coloro che lo invocano. Quale povertà può esserci più grande, più santa di quella di uno che, riconoscendo di non possedere alcuna capacità, alcuna forza, chiede all'aiuto dell'altro di uscire dalla stretta? Costui, accorgendosi che la sua vita è sostenuta ogni istante dalla divina misericordia, si dichiara il vero mendicante di Dio e grida a lui ogni giorno col salmo: «Io sono povero e mendico, ma Dio è il mio aiuto». E Dio lo arricchirà della sua luce per farlo salire alla conoscenza dei misteri più sublimi e segreti dell'umano e del mondo intero, secondo quanto è detto dal profeta: «Le alte montagne sono per i cervi la roccia e rifugio per gli scoiattoli». E il monaco che usa dei versetti del Salmo è come lo scoiattolo di Dio. Abbiamo trasmesso la puntata numero 113 de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franca Nuti e Paolo Bessegato. È intervenuta Suor Maria Ignazia Angelini, consulente musicale Nicola Pedone, realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Laura Antonelli.